Tele due ruti, Fulvio Abate. Siamo già in campagna elettorale e non c'è un solo candidato che militi sotto le bandiere della fantasia. Zero. In nome del senso di responsabilità, in nome delle risposte urgenti da dare al paese, ci stanno uccidendo. Mi dirai, ma le urgenze ci stanno, davvero? Ma vaffanculo tu e le urgenze. Dammi la fantasia. Un candidato che dice, fallo tu, io non lo posso fare. Perché per quanto sia pagliaccio, benché io abbia un mio movimento, sono comunque tragicamente serio. Mi riferisco al situazionismo libertà. Ti mostro la bandiera, è il simbolo soprattutto disegnato da Volinsky. Beh, lo conoscete d'altronde. Eppure non posso farlo io. Un candidato che dice, cazzo, quanto mi sta facendo divertire. Dice, ma questo non ti darà risposte ai problemi. Però dice, quanto mi fa divertire. Ci fa proposte del tipo, da oggi potete anche tenere le mutande, gli slip no, non lavati. Oppure, non so, non, dice, ma dice, scusate, che arrivi alla Camplia, tribuna elettorale, in televisione, dica, io vorrei parlare di un sogno che ho fatto questa notte. Cosa c'è? Cioè, ho sognato una mia compagna di classe che si chiamava Anzalone Patrizia. Dice, Anzalone una volta mi ha fatto un pompino azzurro e lo facevo col cuore e praticamente e io ho capito il senso profondo dell'azzurro. C'è anche il pompino celeste, ma in quel caso era un pompino azzurro. Questo, un minimo di fantasia, chi mai ce la darà? Ci sono le urgenze. Tele due ruti, Fulvio Abate. Un bricio di fantasia. Non chiediamo.